Innanzitutto sono molto onorato e contento di essere il direttore del torneo per il secondo anno consecutivo. Devo ringraziare il presidente del circolo Francesco Ugolini per avermi dato questa possibilità importante. Per me è un ruolo molto importante, mi fa ricordare anche questo torneo bellissimi ricordi anche in passato, perché nel 2018 da ex tennista professionista ho vinto questo bellissimo evento. Tra l'altro hai battuto un tennista che adesso troviamo stabilmente nella top 10, Ruud. Ruud, che in questo periodo non sta giocando benissimo, però diciamo che ovviamente in questi anni ci ha dimostrato un livello molto alto. E anche in semifinale ho battuto un certo Crespor, che adesso è 25-30 al mondo, quindi bene. Insomma, le soddisfazioni te le sei prese sicuramente anche da giocatore, le soddisfazioni da direttore tecnico e anche da allenatore, perché qui a Francavilla al Mare hai due tuoi pupilli, due tuoi allievi. Intanto il livello sicuramente si è alzato perché da 50 è diventato 75 questo torneo e soprattutto per i giocatori è aumentato e lievitato anche il montepremi. Assolutamente, perché l'anno scorso era, diciamo, una settimana un po' limitante sia di montepremi che sia di settimana, perché abbiamo organizzato un 50.000 dollari e purtroppo i primi 150 partecipanti non si potevano iscrivere direttamente. E poi alla stessa settimana delle qualificazioni di Roland Garros, e quindi diciamo che era un po' limitante per noi. Invece quest'anno, visto che l'anno scorso abbiamo organizzato un bellissimo torneo, abbiamo avuto anche un bellissimo riscontro sia dall'ATP che dai giocatori, ci ha dato una data differenza. L'ATP, abbiamo organizzato, grazie anche a tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano, un torneo con una categoria più alta, un 75.000, e quindi di conseguenza i giocatori sono di maggior livello.